E dal calcio al pugilato è tutto pronto al Palazzetto dello Sport di Lanciano per l'incontro di boxe tra Italia e Francia. Il due volte campione del mondo ed argento olimpico Clemente Russo, stella della serata. Ci colleghiamo in diretta col nostro Enrico Giancarli. Sì, eccoci, buon pomeriggio in diretta da Lanciano con Clemente Russo. Clemente, buon pomeriggio, grazie per aver accettato il nostro invito, perché domani sera ci sarà un incontro amichevole con la Francia di box in preparazione alle qualificazioni olimpiche, la tua quinta Olimpiade. Sì, speriamo bene, il percorso olimpico ormai si sa, è più difficile la qualificazione che vincere una medaglia olimpica, quindi sto lavorando sodo proprio per questo obiettivo. Prima di parlare di Olimpiadi, parliamo di Lanciano, parliamo di Abruzzo, qui ti trovi quasi come a casa. Ah sì, ho trovato gente che realmente sono come noi a Napoli, dai, molto accoglienti. Poi è una città molto bella, molto storica, e tra cui siamo in Piazza del Plebiscito, come la piazza centrale di Napoli, quindi stesso nome. Mi sento a casa veramente. Che incontro sarà domani, Clemente? Ah, domani sicuramente è un incontro amichevole, ma sarà molto duro, perché comunque il francese è un pugile molto ostico, scaltro, alto, scomodo, con alcuni buoni risultati, giovane, quindi sarà un bel match. Tokyo 2020, facciamo un salto lontano, un anno abbondante, incrociando le dita sarà la tua quinta Olimpiade, mica uno scherzo? Bah, vorrei mettere questo Guinness dei primati, nessun pugile mai nella storia ci è riuscito a fare 5 Olimpiadi, quindi vorrei essere il primo. Il ricordo più bello delle Olimpiadi di Clemente Russo? Ma ci sono tantissimi ricordi, io ne ho fatte 4, quindi ogni Olimpiade c'ha un suo ricordo. Ne uno in particolare? Bah, sicuramente il quando si fa un'Olimpiade e si arriva secondo, ho fatto 2 argenti, quando si arriva secondo bisogna gioire per la medaglia, no? Perché ecco, tu fai una corsa, sei arrivato secondo, hai preso la medaglia d'argento, mentre a noi è un po' difficile, perché quando arrivi secondo esci con una sconfitta dalla finale, quindi diciamo quella gioia arriva sempre un attimo dopo, non arriva mai prima, perché sei uscito comunque perdente. Quindi ecco, quel dolce amaro che arriva dopo la finale, in quel frangente di 3-4 ore, è quello che più mi è rimasto dentro. Chiudiamo così il messaggio di Clemente Russo al pubblico di Lanciano, agli sportivi di Lanciano e dell'Abruzzo intero per domani sera. Beh, io aspetto tutto il territorio, innanzitutto nazionale, e poi aspetto tutto Lanciano al palazzetto a sostenermi. Io ringrazio Clemente Russo, opla, intanto un grande in bocca al lupo per domani, ma soprattutto per la qualificazione alle prossime Olimpiadi di Tokyo. Da Lanciano, Piazza del Plebiscito è tutto, la linea può tornare allo studio.